Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura andiamo nella provincia teramana, dove è stabile il numero dei contagi, mentre scendono i ricoveri in area medica e soprattutto nelle terapie intensive. L'ASL di Teramo annuncia di aver individuato 5 grandi hub vaccinali sul territorio per effettuare le inoculazioni di massa e presenta 5 nuovi primari delle unità complesse. Vediamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Situazione Covid in provincia di Teramo. Stabili contagi, scendono i ricoveri in ospedale e soprattutto nelle terapie intensive. Per quanto riguarda le vaccinazioni, l'ASL di Teramo annuncia che si passa dal sistema a chiamata, che resta solo per i più fragili e gli ultimi over 80, a quello a prenotazione sul sito Poste. Intanto vengono individuati 5 grandi hub vaccinali sul territorio provinciale: l'Università di Teramo, il centro più Appia Giulianova, Colonnella uscita autostrada, Atri e Montefino. I vertici aziendali ribadiscono però che accanto alla straordinarietà di azioni contro la pandemia c'è tutto un lavoro importante per riorganizzare una grande squadra di primari ospedalieri. Oggi, nella sala Fagnano di Circonvallazione Ragusa, il direttore generale dell'ASL di Teramo, Maurizio Di Giosia, ha presentato 5 nuovi primari di unità complesse. Anna Rita Gabriele, direttore del pronto soccorso, Claudio Di Bartolomeo dell'Hospice, Mario Di Domenico Antonio del servizio veterinario, Katia Cannita, direttore di oncologia, Carmelo Barbera, endoscopia digestiva e Sofia Chiatamone, laboratorio analisi. Come pensa di riorganizzare il pronto soccorso di Teramo? Sì, finita la pandemia, il pronto soccorso di Teramo vedrà una zona di pronto soccorso generale, l'osservazione breve che ha 6 posti letto e poi abbiamo una zona di medicina d'urgenza che sarà la prima ad essere aperta nell'Abruzzo, dove ci saranno 6 posti letto. Di questi 6 posti, un paio di posti probabilmente li saranno dedicati alla neuropsichiatria infantile e la convenzione con il bambino Gesù ci permetterà di seguire i bambini come se fosse un vero e proprio pronto soccorso pediatrico. Il trattamento dei tumori del pancreas, questo farà diminuire la mobilità passiva? Sì, praticamente sì, già da un paio di anni, da quando io dirigo da facente funzione l'unità operativa complessa di gastroenterologia, è cominciata questa riduzione di mobilità passiva ed è iniziata una mobilità attiva anche extraregionale, in quanto l'azienda ci ha messo veramente a disposizione le ultime innovazioni tecnologiche per quanto riguarda il trattamento purtroppo palliativo di queste neoplasie che, come sappiamo, hanno una elevatissima mortalità anche nei pazienti, appunto, che, come dire, sono poi scandidabili all'intervento chirurgico. Punterete sulla differenziazione delle cure? Assolutamente sì, noi cerchiamo di prefiggere un obiettivo che è quello della medicina personalizzata e quindi cercare attraverso delle progettualità che sono già in campo di poter valutare né più nel dettaglio attraverso delle piattaforme multigeniche quelle che sono le caratteristiche intrinseche dei tumori, quindi ogni paziente ha bisogno di qualcosa di diverso e quindi poter dare loro trattamenti sempre più innovativi. Adesso ci spostiamo all'Aquila, dove questa mattina si è svolto un consiglio comunale straordinario per discutere del progetto di velocizzazione della tratta ferroviaria Pescara-Roma. Lo studio di prefattibilità da parte di RFI, adottato da Regione Abruzzo, escluderebbe il capoluogo di regione dagli interventi. Il consiglio comunale aquilano chiede invece che si faccia marcia indietro, trovando una soluzione condivisa che possa dare così respiro a tutta la provincia e la regione. Sentiamo il servizio di Giuseppe Dintino. L'Aquila non ci sta ad essere tagliata fuori dall'alta velocità Roma-Pescara. L'opera, che più che nell'alta velocità vera e propria, consiste in un ammodernamento della linea ferroviaria che collega l'Adriatico e il Tirreno, passando per Sulmona e Avezzano, vale circa 7 miliardi di euro, trasporto merci compreso. Il progetto però, oltre a non avere ancora una copertura finanziaria, taglierebbe fuori Teramo e il capoluogo di regione. Cioè, noi dobbiamo dimostrare di avere l'intelligenza, la capacità, l'equilibrio di fare sintesi, di trovare insieme una soluzione che non mortifichi alcun territorio e che getti le basi per realizzare un'opera che diventa oggettivamente strategica per tutta la provincia, per questa regione, in particolar modo anche per la nostra città. È follia pensare che si faccia un investimento di 1,5 miliardi e la città dell'Aquila venga completamente tagliata fuori dai collegamenti. Noi
Noi non ce lo dobbiamo porre il ragionamento come cittadini dell'Aquila, noi il ragionamento ce lo dobbiamo porre come cittadini della regione Abruzzo. Benché un protocollo tra i governatori Zingaretti e Marsilio, l'allora ministra per le infrastrutture De Micheli e l'amministratore delegato di RFI Gentili sia stato firmato un anno fa, in molti non sono convinti del progetto, sia per la strategicità negli scambi commerciali tra l'Europa orientale e quella occidentale, sia per l'impatto ambientale. Fase 1, Roma-Vezzano, 40 chilometri di gallerie ad un costo di 2 miliardi 850 milioni di euro. La fase 2, questa è stata adottata, Pescara-Sulmona, gallerie 14 chilometri, costo 2 miliardi 400 milioni di euro. Fase 3, Sulmona-Vezzano, gallerie 18 chilometri, costo 1 miliardo 700 milioni di euro, costo complessivo iniziale 7 miliardi dello studio di prefattibilità, tempi previsti 8 anni. Ora capite bene che stiamo parlando di cifre mostruose, monumentali e astronomiche. Come classe dirigente possiamo elogiare questo dubbio, a capire, vogliamo che qualcuno ce lo certifichi, e lo chiedo non da aquilano ma da cittadino italiano, se non ci sono ipotesi di tracciati alternativi che siano meno costosi, meno impattanti a livello ambientale. Faccio presente che il buco, i danni del traforo del Gran Sasso e le conseguenze ancora ce le portiamo, immaginate voi che cosa significa 70 km di gallerie. Qualcuno ce lo vuole certificare che ci siano ipotesi o che non ci siano ipotesi meno impattanti a livello ambientale? Dopo anche una petizione che ha raccolto circa 8.500 firme, il Consiglio Comunale Aquilano ha approvato con 24 voti favorevoli una risoluzione che impegna il sindaco Biondi a presentare a Regione e Conferenza Stato-Regioni un progetto di fattibilità della rete ferroviaria Roma-L'Aquila-Pescara. Adesso ci spostiamo a Pescara, manifestazione degli studenti questa mattina sotto la sede della Regione Abruzzo in Piazza Unione. Gli studenti protestano contro i mancati investimenti sull'edilizia scolastica, sul trasporto e sul diritto allo studio, soprattutto in questo periodo dove si è utilizzata la didattica a distanza. Sentiamo. Rieccoci alle lezioni in presenza, ma i problemi della scuola non sono di certo risolti. Questa mattina a Pescara, dopo la manifestazione del 26 gennaio all'Aquila, un manipolo di studenti delle scuole superiori si è radunato in presidio davanti alla regione, nonostante il maltempo. In questi mesi di chiusura, infatti, sono mancati da parte di governo e regione investimenti significativi sull'istruzione, in primis per quanto riguarda trasporto pubblico ed edilizia scolastica. Questi due temi, il primo rispetto all'andare e tornare da scuola, il secondo rispetto a spazi adeguati dove fare lezione, sono di fondamentale importanza per lo svolgimento della didattica in sicurezza in quest'anno segnato dal Covid. Le nostre richieste sono rimaste inascoltate ad oggi. A quelle che abbiamo avanzato a gennaio, che principalmente riguardavano il sistema dei trasporti, non c'è stata risposta, e allora abbiamo ben pensato insieme ad altri collettivi, quello di Lanciano e quello dell'Aquila, di avanzare una serie di nuove proposte riguardanti il diritto allo studio e quindi anche declinate toccando vari aspetti dell'istruzione, vale a dire l'edilizia scolastica, nuovamente il sistema dei trasporti e una riflessione più ampia sulla didattica, con la speranza di sottoporla all'opinione pubblica, all'attenzione dell'opinione pubblica, degli studenti tutti e soprattutto delle istituzioni uniche realmente competenti nella risoluzione di queste problematiche, seppure assenti, quantomeno per quanto riguarda la maggioranza. Abbiamo chiesto un tavolo, ma la Giunta non ci ha risposto, dicono gli studenti, di cui una delegazione è stata accolta da alcuni consiglieri regionali del Partito Democratico, i quali hanno promesso di sollecitare a tal proposito la maggioranza. Nonostante da parte dell'associazione sia arrivata una PEC indirizzata sia a Marsilio che a D'Annunzi sia a Sospiri, una PEC tra l'altro inviata per tempo, quindi utile ad una risposta da parte delle forze di maggioranza, questa risposta non c'è stata e stiamo ancora attendendo. Di fatto dubito che si presenteranno oggi in piazza, ed è l'ennesima riprova di come un dialogo sia diventato per lo più unilaterale e quindi inesistente. Per venerdì intanto studenti attesi nuovamente in piazza a Lanciano con l'intento di riportare la scuola al centro del dibattito politico.
Voltiamo pagina. Il neo presidente del Comitato Italiano Paralimpico Abruzzo, Mauro Sciulli, ai nostri microfoni parla degli obiettivi del suo secondo mandato. L'intervista è di Paolo Renzetti. Mauro Sciulli è al secondo mandato come presidente del Comitato Paralimpico Abruzzo. Tante idee, tanti obiettivi. Innanzitutto le prime sensazioni dopo questa rielezione. Proprio ieri sera, nella prima giunta utile di questo nuovo quadriennio, ho ringraziato chiaramente chi ha confermato la fiducia e chi invece è subentrato nel discorso paralimpico, nella nostra famiglia, che ritengo veramente forte. Una realtà sportiva interessantissima, rivoluzionaria nel sistema culturale, sociale e sportivo italiano. Sono entusiasta che sono stato riconfermato all'unanimità e questo sicuramente conferma il lavoro ben fatto in questo quadriennio che si è appena chiuso. Il lavoro che ci attende sicuramente è complesso, difficile, in salita, perché condizionato da questa condizione pandemica che, ahimè, ahi noi, nell'ultimo anno sta veramente rivoluzionando in maniera negativa tutto il sistema sportivo e ben oltre. Mi auguro che con questa giunta composta particolarmente da persone nuove, professionisti, addetti ai lavori, anche giovani, possa essere il giusto modo e strumento per valorizzare il sistema e il movimento sportivo paralimpico. Si guarda a Tokyo, alle Paralimpiadi, ci saranno due abruzzesi, Addesi e Pizzi. Sì, esattamente. La speranza innanzitutto è quella che l'Olimpiade venga svolta. Ad oggi sembra che ci siano tutti i presupposti, chiaramente seguendo un protocollo ben chiaro. Sono due gli atleti, gli abruzzesi, che rappresenteranno chiaramente l'Abruzzo e l'Italia nelle Paralimpiadi di Tokyo dal 25 di agosto e sono Pierpaolo Addesi e Pizzi. Chiaramente ancora aperto uno slot per un'atleta paralimpica, sembrerebbe che abbiamo una terza atleta senza far nomi che avrà modo e possibilità di poter ancora qualificare. Ci auguriamo che lo potrà fare nei prossimi eventi che sono in programma. E adesso lo sport, l'ampia pagina dello sport del lunedì. Partiamo dal calcio di Serie C e dalla disfatta del Teramo a Cava dei Tirreni. Dunque ennesima sconfitta per il Diavolo contro il fanalino di coda in classifica, la Cavese. Vediamo com'è andata la partita nel servizio di Ania Cantagalli. Il Teramo rimedia un'altra figuraccia lontano dal Bonolis e resuscita la Cavese che vince 1-0 interrompendo la striscia di 10 sconfitte consecutive, pur rimanendo ultima in classifica e con un piede e mezzo in Serie D. Paci vara il 3-5-2 dal primo minuto facendo tornare subito in campo Mungo come mezzala, Trasciani in difesa e Cappa come tutta fascia a sinistra. In avanti confermati invece Bombaggi e Pizzauti. Anche i Blu Fonse cambiano modulo rispetto al solito, ma Iuri abbandona il 3-5-2 e vara il 4-3-3 con Senesi, Bubas e Gatto in avanti. La Cavese è però in palla e direttamente dagli sviluppi di un calcio d'angolo arriva al 23esimo il vantaggio dei padroni di casa. Dopo la deviazione di un compagno, Matino è più rapido dei giocatori biancorossi in area piccola a toccare la sfera e metterla alle spalle di Lewandowski. Già negli istanti precedenti Arrigoni e compagni avevano avuto qualche difficoltà nel leggere le marcature in area. Il Teramo accenda poi una blanda reazione. Arrigoni ci prova da calcio di punizione trovando solo un calcio d'angolo, mentre proprio da corner al 34esimo Trasciani e Diachité non trovano da posizione defilata la deviazione vincente per riportare il Diavolo in parità. La formazione di Paci al 41esimo rischia addirittura anche di incassare il raddoppio. Da calcio di punizione sull'out di destra Pompetti disegna la traiettoria giusta per sorprendere Lewandowski, trovando però il palo a negargli il gol. Ad inizio ripresa Paci fa retromarcia vedendo un Teramo in difficoltà. Il tecnico manda in campo Chiere Matenghe e Vitturini per Pinzauti e Trasciani e torna così alla retroguardia 4 ed al consueto 4-4-2. La Cavese va di nuovo vicina al gol al 20esimo quando Bubas riceve in area ma col destro non riesce ad inquadrare in allungo lo specchio della porta. Costa Ferreira fa il suo ingresso in campo a posto di Bombaggi al 22esimo e qualche minuto dopo fa partire un tiro a rientrare col destro che sfiora il palo. I Blu Fonse sfiorano ancora la rete alla mezz'ora. Da un recupero palla Senesi si invola sulla destra e mette in mezzo per Bubas, anticipato in maniera provvidenziale davanti la porta da Diachité. Il forcing finale tra diverse interruzioni porta la gara a giocare quasi 9 minuti di recupero, inutilmente per il Diavolo che incappa nel secondo KO di fila in trasferta dopo quello contro la Vibonese. Il Teramo resta ottavo in classifica, ma è una sconfitta che potrebbe pesare molto quando la graduatoria sarà ridisegnata con i vari recuperi. Domenica prossima al Bonolis arriva il Bisceglie, altra formazione in difficoltà dei risultati.
E adesso la Serie D, il Castelnuovo rimedia un poker di gol contro la capolista Campobasso, inanella la quarta partita di fila senza vittorie, match che si è giocato senza, per buona parte senza i guardalinee per l'infortunio ad uno degli assistenti dell'arbitro. I neroverdi per questo recriminano anche per un gol annullato per fuorigioco a Fidanza che ha fatto infuriare la società. Il servizio del collega della redazione di Telemolise Gianni Bruno. Al termine di una partita difficile, il Campobasso serve un poker ad un Castelnuovo Vomano che non riesce a contrastare al meglio i rossoblù. I rossoblù passano al 22esimo quando Vitali inizia una progressione che sfocia nel passaggio ad Esposito in piena area. Effettua un diagonale parato da Natale con il pallone che a seguire carambola sui piedi di Foglia e finisce in rete. 1-0 per i rossoblù ed è un autogol, ma il gioco non riprende subito a causa di un malore occorso al signor Bertozzi di Cesena. Questi è impossibilitato a proseguire la gara. Dopo minuti di ricerche si decide di proseguire con due assistenti prestati dalle rispettive società. Al 33esimo è lo stesso Cogliati ad approfittare di un buco di Terrenzio, ma a trovare una parata anche fortunosa di Natale con Foglia che spazza via la sfera, mentre al 37esimo il gran lavoro di Esposito è vanificato da Candellori che calcia a lato in un'area da posizione davvero ottimale. Rivedibile quanto accade poco dopo. Corridoio di Degidio nel Castelnuovo per Fidanza che batte Raccichini. Il gol viene annullato per fuorigioco direttamente dal direttore di gara, mentre un minuto più tardi grossa occasione ospite sui piedi di Emili che calcia a lato da posizione molto invitante. L'ultima possibilità di un primo tempo che il Campobasso avrebbe potuto condurre in maniera molto più consistente. Nella ripresa il bis dei locali al 20esimo quando in area abruzzese Cogliati trova ancora una parata da parte di Natale. L'azione prosegue con l'appoggio di Cogliati ad Esposito che è bravo a proteggersi dagli attacchi di Loviso e a battere Natale con un pallonetto imprendibile. Rossoblù sul doppio vantaggio, anzi sul triplo dal 25esimo quando Esposito apre il compasso per Bontà che dal fondo chiama Natale alla parata ma non alla trattenuta. Cogliati è lì e deposita in rete il pallone del tris. La partita è praticamente finita qui. Cudini qualche minuto dopo avvicenda lo stesso Esposito per far entrare Di Domenico Antonio e al 31esimo in piena area di rigore da parte di Vitali, fermato al momento del tiro da Foglia. Per l'arbitro è calcio di rigore dal dischetto tiro di Di Domenico Antonio, intuito da Natale, ma che vale il 4-0 per i rossoblù. Finisce con la festa dei ragazzi di Cudini, proiettati già a domenica contro la Vastese, visto il rinvio del derby di mercoledì contro il Vasto Girardi. E il Notaresco è riuscito a rispondere al Campobasso rimontando sul campo del Castelfidardo, rossoblù che vanno sotto in avvio ma poi con i gol di Marchionni e Dos Santos riescono ad acciuffare i tre punti e a mantenersi a meno 5 dalla capolista. Sentiamo il servizio di Paolo Renzetti. Seppur in formazione rimaneggiata per le assenze degli infortunati Colombatti, Marcelli e Bianciardi e degli squalificati Gallo e Banegas, il Notaresco espugna con pieno merito il Mancini di Castelfidardo per 2-1, restando in scia della capolista Campobasso in attesa del derby di mercoledì con il Castelnuovo. Parte forte la squadra rossoblù visto che al primo minuto c'è un salvataggio della difesa biancoverde con Sant'Angelo su Marchionni piazzato quasi al vertice dell'area piccola. Al sesto ancora Notaresco con Marchionni che mira l'incrocio e con la palla che esce di un soffio. Al settimo però la squadra di casa sblocca il risultato con Perpe Pai che su cross dalla destra in area anticipa tutti e mette la palla alle spalle dell'incolpevole Sciba. Abruzzesi subito sotto e costretti così a rincorrere in una gara complicata. Al 17esimo ci prova Palumbo che calcia di potenza mancando di pochissimo il bersaglio grosso. Al 23esimo però il pareggio del Notaresco è cosa fatta con Marchionni che di testa su cross di Palumbo non sbaglia per l'1-1 della squadra di Massimo Epifani. Parità al Galileo Mancini con gli ospiti che ci credono e che al 27esimo mettono la freccia trovando il 2-1 con Dos Santos che nella più classica delle azioni di contropiede servito da Palumbo a porta vuota in sacca, colpo sicuro. La gara resta godibile con i padroni di casa che impiegano qualche minuto per reagire sfiorando il 2-2 al 34esimo con Puca che di testa fa terminare la palla di poco sopra la traversa e questa l'ultima emozione del primo tempo che si chiude sul 2-1 in favore della formazione abruzzese. Nella ripresa al quinto minuto punizione locale con Didio che calcia
però centralmente fra le braccia di Sciva. Al decimo gridano al gol i locali, ma il tiro di Mataloni fa finire il pallone al lato di un nulla. Match combattuto ma con meno emozioni rispetto al primo tempo. Al 25esimo triplo cambio nel notaresco con l'esordio dell'ultimo arrivato a quadro. In campo anche Olcese e Bana e fuori Dos Santos, Marchionni e Cancelli. In campo si lotta senza esclusione di colpi con il match che resta in bilico. Al 91esimo sembra fatta per il 3-1 ospite con il neo entrato a quadro che trova una deviazione miracolosa di David. Negli ultimi 7 minuti di recupero si soffre in casa rossoblù con la formazione del presidente Di Giovanni, che però non rischia più nulla portando a casa 3 punti d'oro per non perdere contatto dalla vetta. Momento positivo per il Pineto che tra le mura amiche batte il Porto Sant'Elpidio, la squadra di Pomante alla meglio grazie a una doppietta di Minnozzi. Sentiamo il servizio di Roberta Di Sante. Il Pineto supera di misura 2-1 il Porto Sant'Elpidio con una doppietta di Minnozzi, bissa i 3 punti di Monte Giorgio e conquista la prima vittoria casalinga con Pomante in panchina. I biancazzurri di casa approcciano bene la contesa e al settimo Mininkleri rischia di sorprendere il giovane Cavalieri con un tiro cross insidioso, ma l'estremo di casa si allunga e si salva in corner. I locali fanno la partita e nel giro di 2 minuti la portano dalla parte dei biancazzurri grazie ad un Minnozzi in palla. Al 17esimo si chiude il triangolo Mininkleri della Quercia, oggi capitano, che mette in mezzo per Minnozzi la carambola, inganna Cavalieri ed è 1-0 per i biancazzurri. Nemmeno un giro di lancette ed ecco che l'ex tolentino confeziona anche il raddoppio, raccogliendo il filtrante di Bertolo e infilando di prima Cavalieri per la seconda volta, firmando così la personale doppietta. Il Porto Sant'Elpidio accusa il colpo e inizialmente fatica a reagire. Al 43esimo Spagna riceve palla in area, prova a girarsi ma la conclusione viene deviata in corner. Si va così al riposo sul parziale di 2-0. Ad inizio ripresa gli ospiti tornano in campo determinati a riaprire la contesa e riescono ad accorciare le distanze dopo 10 minuti proprio con Spagna, il migliore dei suoi, che lasciato libero di impattare di testa incrocia insaccando all'angolino dove Mercorelli non può arrivare per il 2-1. La risposta del Pineto al 16esimo sempre con un Minnozzi in gran giornata che in diagonale impegna Cavalieri. Il Pineto porta così meritatamente a casa 3 punti preziosi nonostante avrebbe potuto mettere in ghiaccio prima la contesa in attesa della trasferta di mercoledì in terra laziale contro la Cinzia Albalonga. Cammino in salita invece per il Porto Sant'Elpidio che comunque dimostra anche oggi di avere le carte in regola per poter mettere in difficoltà gli avversari. Si complica la corsa salvezza per il Giulianova che perde di misura a Rieti a decidere il match, un gol al 42esimo del secondo tempo di Galvanio. Il servizio è di Stefano Recanati. Dopo 196 giorni Rieti torna a giocare al centro d'Italia a Manlio Scopigno e lo fa battendo per 1-0 un Real Giulianova che non ha saputo sfruttare alcune occasioni importanti. Prima parte di gara di marca Reatina che al 19esimo minuto protesta per un presunto fallo di mano all'interno dell'area di rigore giuliese, ma per Gasperotti di Rovereto si può proseguire tra le proteste molto accese di Orchi. Ancora pericolosi padroni di casa questa volta da calcio piazzato, sempre con Orchi che con il destro a rientrare colpisce la parte alta della traversa. Il Giulianova vive un momento positivo intorno al 30esimo quando Massetti direttamente da calcio piazzato prova la conclusione in porta con il pallone deviato dalla barriera con la traiettoria che per poco non beffa Saglietti immobile tra i pali. Il Real concede poco o nulla alle abruzzesi che però hanno sul finire di tempo le occasioni migliori per passare in vantaggio con Paudice. Il numero 9 prima non riesce ad indirizzare di testa la sfera alle spalle di Saglietti su assist al bacio di Barlafante. Un minuto più tardi invece l'attaccante Giulianova si mette in proprio ma il suo tiro potente non inquadra lo specchio della porta. Con gli stessi 22 in campo la ripresa vede come nella prima frazione il Rieti in avanti che prova a scardinare la difesa ospite con un colpo di testa di D'Alessandris, conclusione centrale e facile presa di mora. Barlafante in avanti prova per il Giulianova a creare pericoli alla retroguardia reatina che però ha una doppia occasione al 17esimo. Errore di Modic in uscita, pallone che arriva a Vari il quale si fa ipnotizzare da mora, poi dalla distanza zona viene murato dalla difesa. Al
26esimo esce dal terreno di gioco Barlafante, al suo posto entra Cipriani e proprio sui piedi del classe 2001 potenziale occasione per passare in vantaggio, ma da due passi il neo entrato spedisce incredibilmente fuori. Battisti prova a vincere la partita e sposta Orchi sulla linea di centrocampo, mossa vincente perché dagli sviluppi di un corner conquistati dal 4 Reatino la sfera finisce al limite dell'area di rigore dove Zona prova il gran tiro deviato sotto porta da Galvagno che fa 1-0. Da qui in poi il Giulianova non ha più le forze fisiche e mentali per provare a reagire, così dopo 6 minuti di recupero fa festa Rieti che si allontana dalla zona calda della classifica. Per il Giulianova si complica il cammino verso la salvezza, anche se la squadra di Bitetto ha dimostrato di potersela giocare su ogni campo. Nel prossimo turno ancora uno stop per i giuliesi, causa positività nel gruppo squadra dell'Agnonese. Ancora calcio, ma facciamo un passo indietro perché ieri è tornato in campo anche l'Eccellenza. È andato ai padroni di casa il super derby dell'Angelini tra due nobili decadute del calcio abruzzese, cioè Chieti e Lanciano. Una vittoria che in campionato per i neroverdi mancava, pensate, da 31 anni. Sentiamo il servizio di Stanislao Liberatore. Dopo 171 giorni di chiusura, il Chieti torna a calcare il manto erboso dell'Angelini con un risultato stellare, 5-1 nei confronti del Lanciano, storica rivale dei teatini. Nel primo tempo gli uomini allenati da Lucarelli pigiano sull'acceleratore e passano in vantaggio dopo 9 minuti grazie ad una rete di Luca Fabrizi che profitta di un batti e ribatti in aria per far gonfiare la rete frentana. Il Lanciano non sta a guardare, al 18esimo risponde con Lombardi che manda il pallone a stamparsi sulla traversa della porta neroverde. Poi tanto fraseggio sia da parte neroverde sia da parte frentana. Al 41esimo Guido Galli con la fascia di capitano porta a due le reti di casa, consentendo così al Chieti di scendere negli spogliatoi con grande serenità. Tutti si aspettano grandi cose nella ripresa da parte del Lanciano e in effetti la verve agonistica nei primi 10 minuti del secondo tempo non manca alla squadra allenata da Di Pasquale. Al 27esimo Mirko Imperatrice castiga con un gran fendente il numero 1 teatino Matteo Forti. Davvero un bel gol e nulla da fare per l'estremo neroverde. Il derby si potrebbe riaprire, ma al 32esimo un nuovo guizzo di Galli, secondo gol della giornata e ottavo in assoluto con la casacca neroverde, porta il Chieti sul 3-1, tagliando in maniera quasi totale le gambe dei lancianesi. Tutto diventa facile per il Chieti che al 35esimo e al 45esimo rispettivamente con i neo ingressi Rodia e Spadafora fissa il risultato su un altisonante e storico 5-1. Il TG6 termina qui, il prossimo appuntamento con la nostra informazione è alle ore 19. Vi ricordo che se volete i nostri servizi sono on demand sul canale YouTube dell'emittente, sul sito tv6.it e sui nostri social. E vi ricordo anche l'appuntamento di questa sera alle 21 con la trasmissione replay condotta da Enrico Rocchi. È davvero tutto, grazie ancora e buona giornata.